Zero, zero totale. Questo posto è favoloso. L'unica cosa c'è da sperare è che non ti succeda mai niente alla moto o alla macchina. Però, favoloso. Miracolosamente, ieri sera ce l'ho fatta a trovare un posto. Direzione di oggi sono le Painted Hills. Successivamente, non lo so, vediamo fin dove riesco ad arrivare anche oggi. Queste sono le Painted Hills. Guarda com'è qua il terreno. Rosso. Madonna, guarda che strano. Qui sono ritornato sulla costa. Ed è qui che è finito il mio viaggio. Sono partito lasciando la costa alla mia sinistra, arrivo con la costa alla mia destra. Durante questa esperienza ho avuto modo di percorrere tutta l'intera Oregon Coast e la parte in Oregon dell'Oregon Trail. Ho collezionato 2256 miglia, che sono parecchie. È stata un'esperienza molto lunga e sotto certi aspetti abbastanza faticosa, perché guidare dalle 8-10 ore al giorno su una moto di dimensioni ridotte non è il top del comfort, ma sono molto soddisfatto della moto. Ci tengo a ringraziare innanzitutto Honda Italia, in collaborazione con Honda USA, che hanno creduto in questo progetto e in questo viaggio, in quello che noi abbiamo voluto realizzare, affidandomi una moto quale Honda MSX 125 Grom per gli Stati Uniti, che ha funzionato perfettamente per tutta la strada che ho percorso. Ed è quello che prova la nostra filosofia, la filosofia di questo programma, che si può viaggiare con qualsiasi moto. Non è la moto a fare il viaggio, siamo noi a farlo. Ci tengo naturalmente a ringraziare anche Revit, che mi ha fornito questo sensazionale abbigliamento, giacca e pantaloni, che hanno funzionato perfettamente. Possono essere impiegati in qualsiasi condizione. Qui sulla costa, dove è prevalentemente e imprevedibilmente piovoso, in mezzo al deserto, dove è afoso, c'è un caldo esagerato, sono sempre stato bene. Quando c'era freddo io ero al caldo, quando c'era il caldo ero al fresco. Quindi un forte ringraziamento anche a Revit, che nel corso d'opera di questo progetto ha deciso di investire e di permettermi di viaggiare in una maniera più confortevole. Altro ringraziamento va a Motociclismo, la rivista Motociclismo, il sito Motociclismo All Travelers, con tutta la community su Facebook, che mi hanno supportato e sono stati i primi a credere in questa idea e permettermi di realizzarla. E infine un grandissimo ringraziamento a Jump TV, a Marco e Matteo, che hanno curato tutti i miei video e anche loro hanno creduto in questo progetto, che penso sia totalmente riuscito, sia per me per quanto concerne quello che era una mia sfida personale, sia per ciò che è il messaggio che volevamo trasmettere. Il viaggio è una pura questione di volontà. Bisogna prendere e andare. Io amo viaggiare in moto, ognuno ha il suo modo di viaggiare. Si può viaggiare in qualsiasi maniera, con i mezzi pubblici, in bicicletta, in auto, comunque si vuole. Ma ciò che è essenziale per realizzare qualsiasi viaggio è una forte forza di volontà, voglia di scoprire nuovi posti, qualsiasi sia i posti che vi piacciono e che vi interessano. E ogni viaggio cresce. Accresce la propria personalità e il bagaglio d'esperienza. Quindi viaggiare non è mai uno spreco. Conoscere nuovi posti, nuove persone, nuove culture è sempre una crescita. È una crescita personale che
consiglio assolutamente a chiunque, chiunque abbia lo spirito per prendere, viaggiare e avventurarsi nel mondo. Ragazzi, io con questo vi saluto, è stata una bellissima esperienza e ci tengo giusto a dire un'ultima cosa, che se voi nella vita ambite a viaggiare e fare questo tipo di esperienze, tutto dipende esclusivamente da voi, quindi la porta è sempre la stessa, la cosa più difficile di tutto è prendere e partire, quindi sta a voi. Saluti, saluti dagli States, dall'Oregon e alla prossima avventura.